Come cittadino che vivo nella Miata sono molto preoccupato per quello che ci attende. Abbiamo una situazione sanitaria molto preoccupante dallo studio epidemiologico emerge che 176 morti in più dal 2000 al 2006. Lo studio dell'ARS Toscana in collaborazione con l'ARPAT ha evidenziato alcuni aspetti riguardanti la geotermia in nord e sud della Toscana. Dunque, abbiamo riguardato tutti i dati di salute della popolazione residente nei 16 comuni dell'area geotermica nord e sud. Abbiamo trovato un aumento della mortalità e dell'ospedalizzazione, quindi problemi sanitari maggiori. In percentuale l'aumento quanto è stato? È circa, adesso era del 13% quando abbiamo fatto il primo studio, adesso è leggermente diminuito, siamo a un eccesso del 10%. Si può escludere che una concausa dell'inquinamento sia le centrali geotermiche? No, le centrali geotermiche apportano sicuramente, ci sono anche fonti naturali, ma apportano sicuramente l'acido solfidrico all'atmosfera e hanno anche emissioni di mercurio e di altri inquinanti. Risulta chiaro da tutte le analisi, anche quelle mediche, che vi sono una grande casistica di casi di mortalità in più e di ospedalizzazioni in più. Da tutte queste cause non può essere esclusa in forma assoluta ma nemmeno parziale la geotermia come responsabile di queste cose. Forse non può essere accusata con certezza. Io abito ad Abbadia San Salvatore, che è un comune che non ha la geotermia. Noi crediamo che queste centrali ci stanno portando un inquinamento non indifferente con l'arsenico, con il mercurio, con tutte queste sostanze che mettono nell'aria. Il tipo di studio che è stato fatto da ARS e ARPAT evidenzia delle lacune dal punto di vista metodologico, secondo lei? Sì, direi che è uno studio di primo livello. Adesso si tratta, che peraltro andava fatto... Cosa significa di primo livello? Di primo livello vuol dire che non risponde al quesito se... dove va l'inquinamento, che mix di inquinamenti ci sono, che popolazione è inquinata e quindi come sta la popolazione inquinata rispetto a quella non inquinata. C'è stato un aumento di mortalità del 13% qua nella zona della Miata. Questo corrisponde a decine e centinaia di persone morte nel corso degli anni. Qual è un impegno concreto per cercare di sanare la situazione? E cercare di capire intanto perché c'è questo eccesso e quali sono le motivazioni. Ma in questo caso la preoccupazione è che questo eccesso fosse legato all'attività geotermica. Questo primo tipo di studio, uno studio puramente descrittivo, ci fa pensare che non è in gioco la geotermia. Però certo che questo eccesso c'è, perciò questa ipotizzata seconda fase di approfondimenti diventa necessaria. Noi siamo medici e arriviamo a vedere se queste iniziative o comunque se le emissioni geotermiche hanno un effetto sulla salute o no. Per ciò che abbiamo capito fino ad oggi, qua su questi eccessi di mortalità e ospedalizzazione, oggi pensiamo che non siano collegate alla geotermia. Certo dobbiamo dire alle persone allora a cosa sono collegate. Qualcosa da aggiungere? Sì, beh, il mio punto di vista è diverso, nel senso che secondo me l'approccio, siamo medici ma anche epidemiologi, quindi dobbiamo fare la diagnosi velocemente sull'intera popolazione e dobbiamo distinguere quindi le popolazioni che sono inquinate rispetto a quelle non inquinate e andare a vedere esattamente il loro stato di salute collettivo utilizzando i dati correnti, quindi senza diciamo spremere ulteriormente le casse e i bilanci.